Avrebbe sicuramente potuto e dovuto fare di più il Francavilla in scena al Fittipaldi contro Lanzio, ma il risultato finale di parità lascia sicuramente molto amaro in bocca agli 11 di Lazic, più in forma nella prima parte della gara. La partita si apre con gli ospiti. Giampaolo ci prova, ma Gravagnone è attento. Il Francavilla replica con Gasperini al 12esimo, che tenta la via del gol dai 25 metri, ma la palla viene deviata in angolo da Rizzaro. Al 41esimo è il Francavilla a sbloccare il match dopo un corner. Sulla palla Seccum il tiro viene intercettato da Aleksic, che di testa batte Rizzaro per il vantaggio ospite. Nella ripresa il Francavilla sfiora subito il raddoppio al 7esimo con Seccum che tira dal limite, ma la palla va fuori. Subito dopo Lanzio recrimina per un fallo in aria, ma l'arbitro lascia correre. Lanzio non sta a guardare, con Giampaolo al 15esimo prima si libera di Palumbo e poi crossa in mezzo all'area per Bernardotto che, dopo una serie di batti e ribatti della difesa lucana, riesce a ribadire in rete per l'1-1. Lazic inizia la girandola delle sostituzioni con Fanelli al posto di Marino e Granatiero per Palumbo. La gara scivola verso il triplice fischio finale senza grandi emozioni e non bastano neanche i 4 minuti di recupero per cambiare il risultato. Continua così il treno negativo del Francavilla che non riesce a vincere. La prossima settimana sarà impegnato nella difficile trasferta di Bisceglie. Presidente, una vittoria mandata praticamente all'ortiche con un errore difensivo che sembrava essere però alla portata del Francavilla. Sì, è un errore che puntualmente viene sfruttato dagli avversari, come avviene in tutte le occasioni quest'anno. E purtroppo siamo di nuovo qui a piangerci addosso l'ennesima occasione persa e non sfruttata. Ci eravamo lasciati 15 giorni fa dicendo che contro Città di Ciampino e Anzio non sarebbe stata semplice. È stata così effettivamente? Sì, se giochi così sì, secondo me sarebbe stato semplice giocando da squadra, cercando di tirar fuori gli attributi, quelli che sono mancati durante tutto il corso dell'anno, e giocavi con delle squadre non alla portata di più, dovevi fare meglio.